La trasferta spagnola al Gran Hermano rischia di costare caro a Tommaso Franci. Il giovane idraulico toscano, concorrente della 18ª edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, è volato in terra iberica per ricongiungersi con Maica Benedicto. Ma le cose non sono andate per il verso giusto, anzi. Dopo l'inatteso rifiuto della influencer, infatti, Tommaso è stato condannato dal conduttore Jorge Javier Vázquez, ma anche e soprattutto dal pubblico del GF spagnolo, che si è riversato sui social facendo scoppiare la polemica. Scopriamo così cosa è successo e tutti i dettagli. Tommaso Franci dal Grande Fratello al Gran Hermano. L'esperienza di Maica Benedicto al Grande Fratello è durata appena 48 ore, ma ha lasciato il segno per alcuni concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Arrivata direttamente dal Gran Hermano, il GF spagnolo, l'influencer cartagenera ha conquistato tutti grazie alla sua ossessione per le pulizie e ha fatto breccia nel cuore di Tommaso Franci. Il giovane idraulico toscano, infatti, è stato a sua volta invitato a lasciare temporaneamente la casa più d'Italia per raggiungere il Gran Hermano e ritrovarsi con Maica. In terra iberica, però, le cose non sono andate affatto bene. Tommaso ha messo subito in chiaro di vedere solo un'amicizia con la modella, che è scoppiata in lacrime e ha definito il ragazzo un cucaraccio, scarafaggio, sfogando tutta la sua delusione di fronte a certi comportamenti. Le parole di Maica Benedicto su Tommaso Franci, come prevedibile, non sono passate inosservate. Il conduttore Jorge Javier Vázquez ha aperto l'ultima puntata del Gran Hermano parlando proprio del cucaraccio e del suo rifiuto. Lui non la voleva. Dopo parleremo con Maica e anche con lui e scopriremo tutto. Sapremo come mai lui è passato dall'essere un principe a un cucaraccio. Sul maxischermo, sullo sfondo intanto, è apparso anche un fotomontaggio di Tommaso in versione scarafaggio. Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaraccio. Tommaso Franci ha poi avuto modo di parlare con Vázquez e spiegarsi. Le ho detto che mi piace come persona, ma che il sentimento è altro. Non so se lei prova un sentimento vero per me. Non so cosa potrà accadere fuori da qui. Lei mi ha rimproverato perché io ho parlato con altri ragazzi del fatto che io la vedo come un'amica, ma non era per mancarle di rispetto. Sul web, però, le sue parole non hanno convinto affatto il pubblico del Gran Hermano. In tantissimi si sono riversati sui social per attaccare Tommaso, promettendo di boicottarlo al prossimo televoto. Immediate anche le reazioni dall'Italia. Tra chi do i trattamenti?